benvenuti amico alle ultime notizie di oggi. Non è piaciuta la frase di Alessandro Cattelan verso il forfè di Belen, la situazione potrebbe essere più delicata di come appare. Gli ultimi giorni sono stati attraversati da una serie di avvenimenti televisivi, anzi sarebbe meglio chiamarli non avvenimenti, che hanno fatto discutere molto sia il pubblico che gli stessi addetti ai lavori. Tutto nasce dal palinsesto Rai di qualche giorno fa, che per caso o per fortuna vedeva una coincidenza particolare riguardo Belen Rodriguez. Belen è la showgirl che da decenni vive in Italia e si è fatta strada nel panorama televisivo nostrano. Tutti la conoscono e la adorano, e fra questi tutti c'è anche Alessandro Cattelan. Lui, conduttore e presentatore, è uno dei volti più internazionali della nostra televisione. Nel suo Stasera c'è Cattelan dello scorso 26 settembre aveva invitato proprio Belen. Il fato vuole che poco prima della messa in onda di Stasera c'è Cattelan, il programma Belve ospitasse nel suo salotto due ex fidanzati della showgirl, ovvero Fabrizio Corona e Stefano De Martino. Non si conosce l'influenza di Belve su quanto accaduto, sta di fatto che Belen ha dato buca a Cattelan poco prima dell'inizio del suo programma. Alessandro Cattelan ha riempito il buco dell'intervista a Belen con un monologo di 5 minuti in cui ironizza sull'assenza dell'ospite, non tutti però hanno apprezzato l'ironia. D'altronde lo stesso Cattelan è un tipo da segreti, come lo dimostra la sua vita personale che ha sempre riservato molte sorprese improvvise al pubblico del piccolo schermo. Cattelan e le battute su Belen. A quanto detto da Cattelan, Belen si è scusata dicendo di sentirsi poco bene e quindi non in grado di apparire in TV. Il presentatore fa quindi notare una storia pubblicata dalla donna la sera prima, dove vediamo il tavolo di un locale, un drink, un sigaro e le mani di un uomo. Cattelan usa la sua ironia per suggerire che il malore di Belen non fosse poi qualcosa di serio. Oltre a questo Cattelan si spinge in altre battutine fra cui una che verte sul suo rapporto con Corona e De Martino, e un'altra in cui rivela che questa è la seconda volta che Belen gli dà buca all'ultimo minuto per un suo programma. Ma tutto è dimenticato, Cattelan invita pubblicamente Belen ad una puntata futura dello show per rimediare al passato. Sui social la showgirl è stata difesa da Corona e da Sabrina Ferilli, che hanno reputato i toni di Cattelan inutilmente ironici. Belen stessa non ha commentato la vicenda, pubblicando invece delle foto con il suo nuovo compagno, Elio Lorenzoni. Ma se il malore di Belen rimarrà probabilmente un segreto, anche Cattelan ne ha covate alcuni. Il segreto di Cattelan è forse ancora più grande. Infatti è proprio nel 2014 che in gran segreto ha sposato quella che oggi è la sua attuale moglie, Ludovica Zawara a Milano, durante la preparazione del primo programma a portare la sua firma, e poi c'è Cattelan. Il rito è stato tenuto in segreto ed è durato appena 10 minuti, una scelta motivata dalla riservatezza del presentatore, quindi anche gli altri possono avere diritto alla propria riservatezza e privacy come ha scelto di fare lui senza che nessuno lo prendesse in giro. Speriamo che questo duo Cattelan-Belen possa lasciarsi l'ironia alle spalle ed incontrarsi sul piccolo schermo. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video.